Ecco, sono qui con una ragazza blogger. Sì, blogger. Sono una web influencer e okay. Diciamo che io amo tutto ciò che è fashion, ma in particolare i dettagli. Infatti, come si può vedere, questo l'ho fatto io. Questo vestito? Sì, è fatto da me e mi piace un po' il particolare, diciamo, ecco. Web influencer. Sono al PT Uomo a Firenze e sto facendo alcune domande sul mondo degli influencer, dei poser e dei blogger, figure sempre più richieste dal settore della moda e dell'abbigliamento per promuovere i propri prodotti. Secondo me ci sono dei lavori, cioè dei rami nella moda che vengono pagati un po' troppo rispetto ad altri, cioè come spiegartelo? Cioè magari c'è la fashion blogger, l'influencer, che per postare una foto gli danno 1000 euro e il pellettiere, ad esempio, che prende 1000 euro per spaccarsi. Cioè. Come mai oggi le aziende si rivolgono sempre di più ai poser, agli influencer, ai blogger per il mondo della moda? Perché ormai tramite social media, Instagram, sono forme di pubblicità, sì, di pubblicità molto... Cioè che hanno molto riscontro, insomma, quindi... Cioè, ce ne sono tanti oggi però che lo fanno, questo diciamo... Sì, ma fondamentalmente perché penso che sia anche facile da parte dei ragazzi poter avere, diciamo, riuscire ad avere visibilità anche con social media come Instagram. Tu sei un influencer, blogger, sei un poser? Aspirante influencer, blogger, ecco. Ecco, che stile è questo qua che hai... Cioè che siete insieme, ecco. Sì. Che stile vi siete ispirati, giusto per capire? È uno stile mascolino. Ma li fate voi? Sono cose vostre? No, vabbè, sono di diverse sartorie. E come siete? Modelle, blogger, influencer, poser? Noi siamo siete? Modelle, siamo appena uscite dallo stand. Quindi lavorate qui al Pitti? Sì. Sì, abbiamo fatto, in questa occasione abbiamo fatto le hostess più che altro. Come mai oggi vanno così... Sono così richiesti i blogger, gli influencer, i poser nel settore della moda? Beh, diciamo perché comunque attraverso i social tipo Instagram, Facebook, tu sei comunque più vicino e tramite loro comunque scopri tipo le nuove tendenze, perché i designer comunque li utilizzano come pubblicità. Prima magari era diverso, cioè tipo le settimane della moda era sul cartaceo, poi comunque la settimana della moda era più di nicchia, cioè nel senso sì. Dovevi aspettare, invece con loro comunque arriva un po' a tutti. Perché nella moda funziona molto il discorso influencer, blogger, poser? Perché i giovani d'oggi usano molto Instagram e comunque è una piattaforma accessibile a chiunque, quindi si punta tanto secondo me su quello. Blogger, poser e influencer, cosa fanno nel mondo della moda? Io adesso non ho idea, poser. Non saprei. L'influencer esatto, alla fine, sì. O lo fanno questi influencer? Fanno le foto. Fanno le foto, sì. La gente li segue, quindi mandano le tendenze avanti loro. Diciamo, il mondo della moda sta cambiando con questi personaggi, questi metodi? Sì, sì. È forse già cambiato in realtà. Che cosa fa un blogger, un influencer, un poser in buona sostanza? E in sostanza dovrebbe, tramite i suoi gusti, come posso dire, aiutami un attimo a... Diciamo, cerca di influenzare la gente tramite foto dove fa vedere i suoi vestiti o dove va, sui social, Instagram, Snapchat, utilizzando tutti i vari media. Facebook. E fa vedere, diciamo, i suoi gusti per poter anche prendere esempio, spunto da questi, diciamo, influencer. Voi siete blogger, influencer? No, niente di tutto ciò. Io sono uno studente universitario. Studente universitario. Di economia. È un modo per trovare un lavoro anche, fare influencer, blogger? Dipende poser. Dai punti di vista. Può darsi, come a volte può non essere utile oppure magari adatto a tutti, però sì, sicuramente visto come sta andando adesso, sì, può essere anche un lavoro. Lo fanno in tanti oggi però. Sì, molti. Tanti si buttano in questo settore. Sì.
Sì, molto. Il nuovo, siamo nel 2018, questi sono i nuovi trend, i nuovi hype, ora vanno i social media, cioè mi sembra più che giusto. Alla fine è un nuovo modo per pubblicizzare le cose. Perché c'è un lavoro anche. Sì, anche perché è il lavoro, ovviamente è meno tassato rispetto a molti altri lavori. E alla fine è nato dal nulla, diciamo. Diciamo che è un lavoro a tutti gli effetti, perché comunque guadagni, fai una cosa che comunque è anche abbastanza carina, cioè nel senso ti diverti, posti delle foto, sì. Secondo te è un lavoro che può durare questo? Come lo vedi? Ha uno sviluppo? O tutti adesso si improvvisano influencer, blogger, poser? Ma può durare, non lo so, cioè nel senso ci sono molti cambiamenti, ecco, e ce ne sono tanti, però ovviamente secondo me quelli più importanti si distinguono abbastanza bene da quelli diciamo più commerciali. Ma perché le aziende investono sui blogger, sui poser, sugli influencer? Perché sono persone comuni che hanno modo di entrare in contatto con realtà che sembrano molto distanti da quello che in realtà sono i grandi brand, e quindi investono su di loro per far sì che le persone si sentano più vicine a grandi realtà. C'è un futuro per te, c'è un futuro in questo settore per gli influencer, per i poser? Ci può essere un futuro, ma sicuramente c'è tanta concorrenza, quindi bisogna, diciamo, essere capaci di, a proprio modo, di essere comunque innovativi in qualche modo. Non lo so, è tutta apparenza, nel senso ci si copia troppo e poi non c'è più un'identità personale. Tu lo faresti? Il lavoro del poser, dell'influencer? Forse sì, solo per magari all'inizio fare qualche soldo, però non è una cosa che mi piace. Stabile, diciamo. Esatto. Fissa. Okay. Solo temporaneamente.